maestro, infondici conoscenze riguardo a questo nobile mestiere. Ecco l'antica arte delle bocce. Ciao raga, come butta? Spiro, vecchio amico mio! Ehi, noi tutto bene, te? Che ne dici? Andiamo a farci un giro? Vuoi giocare a bocce con noi? Andiamo a mangiare qualcosa? Ehi, Pam, vacci piano, non lo conosci nemmeno. Ma scusa, Pim, il maestro ci ha sempre detto di essere amici di tutti, quindi se è un suo amico e lui ama questo suo amico, automaticamente noi siamo suoi amici e amiamo il suo amico. Sì. Beh, in effetti bisogna credere in qualche cosa, e se non si è sicuri o non si crede nell'amicizia e nell'amore, non si è sicuri di nulla. Queste saggi parole, ragazzi, mi fanno davvero onore. Infatti, nella parola amare c'è racchiuso tutto il significato della felicità. Tanto più noi siamo capaci di conoscere, aiutare, amare gli altri, tanto più ci sentiremo a nostro agio con noi stessi e i nostri rapporti con gli altri, anche se magari sono diversi da noi per aspetto, comportamento o pensiero. Tobru, per me sei stato sempre un maestro di vita, solo che a volte ho preso scelte sbagliate, al contrario di come volevate tu e i miei genitori. Per esempio mi sono fatto l'orecchino. Sei sempre riuscito ad amarmi per quello che sono, grazie. Pam, credo che possiamo fidarci di questo tipo. Comunque ragazzi, non ci siamo ancora presentati, sono Spiros e sono uno chef. Che ne dite di un piatto di pasta? Ok, dai, andiamo a mangiare. Andiamo. Dai ragazzi.